In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo averlo ascoltato, dissero: «Questa parola è dura, chi può ascoltarla?» Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo Spirito che dà la vita. La carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù, infatti, sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito, e diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai 12: «Volete andarvene anche voi?» Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Eppure una delle sensazioni più belle rimane guardare qualcuno e accorgerti che il suo sguardo era già su di te. Ho letto questa frase sul profilo WhatsApp di una ragazzina della parrocchia. Mi è piaciuto tantissimo perché l'ho rimandato immediatamente alla mia relazione con Gesù. Uno dei momenti più vibranti è proprio quello in cui senti di essere anticipato dal suo sguardo. Tu lo cerchi e lui già ti guardava. E l'essere così guardato ti riempie di gioia, ma non solo. Senti anche che quell'incrocio di sguardi dà senso alla tua ricerca. Sant'Agostino, lo sappiamo, è stato un grande cercatore di Dio. Eppure un giorno si sentì così rispondere da lui: «Tu non mi cercheresti se non mi avessi già trovato, se io non ti avessi già trovato». La ricerca di Dio non dipende dalle nostre forze e dalle nostre capacità, è semplicemente un essere attirati da Lui. «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre», dice oggi Gesù nel Vangelo. Un mistero assoluto. Indro Montanelli, uno dei più grandi giornalisti del secolo scorso, da uomo non credente confessava: «Ho sempre cercato Dio e non l'ho trovato. L'ho sempre cercato perché credo che la fede possa dare una forza straordinaria». Padre Raniero Cantalamessa citò proprio queste parole nella sua omelia in San Pietro per il Venerdì Santo e rispose al vecchio laico: «Forse Dio non ti ha dato la fede perché lo aiutasse a purificare la fede di chi doveva annunciartela». Chissà se la risposta del frate Cappuccino ha risolto gli interrogativi di Indro Montanelli. Fatto sta che alla fede viene chiesta una purificazione prima o poi nella vita. Nel Vangelo Gesù stesso mette a dura prova i suoi discepoli e di fronte a quelle parole terribili «tra di voi vi sono alcuni che non credono», racconta l'Evangelista che molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Anche gli apostoli, il gruppo più ristretto dei 12, ha titubato, al punto che Gesù gli ha chiesto una conferma: «Volete andarvene anche voi?» Ma quando uno sperimenta nella sua vita di essere stato guardato da colui che ha sempre desiderato guardare, non può che associarsi alla risposta eloquente di Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».